Cattiva o buona? Cattiva. Ok. Tu l'hai visto il drago quando hai chiuso gli occhi? Ci hai pensato a questo drago? Lo hai visto? Era buono? Era simpatico? Ti ci lascio pensare ancora un po', vero? Va bene, lei la lasciamo pensare. Chi altri ha visto il drago? Hai immaginato il drago? Com'era? Rosso. Rosso. Grande o piccolo? Grande. Sorrideva? No. No. Che cosa pensi che potrebbe fare da lì a poco? Poteva anche sputare fuoco. Poteva anche sputare fuoco, come ogni drago. Chi altro ha pensato? Hai visto il drago? Sì. Com'era? Era piccolo. Era piccolo, un drago piccolo, un drago cucciolo. Blu. Quindi abbiamo finora un drago verde, rosso e uno blu. Uno grande e uno piccolo. E com'era? Simpatico, buono? Sì. Aveva delle scaglie, come te lo immagini? Beh, il drago. È un drago, non stiamo a sottolineare troppo. Tu era come... rosso. Rosso, anche tu? Piccolo. Piccolo, rosso e piccolo. Il tuo drago? Verde e grande. Verde e grande. Sentiamo qualche altro drago. Ah, certo, scusami. Rosso e piccolo. Rosso e piccolo. Sentiamo lei. Com'era il tuo drago? Grande e rosso. Grande e rosso. E il tuo? Giallo. Bello, un drago giallo. Oh, poi vorrei sentire qualche altro bambino. Allora, il bambino che ti faceva il rumore prima. Com'era il tuo drago che faceva i rumori? Era verde. Era verde. Abbaiava. Abbaiava, era simpatico. No. No, per niente, era per cattivo. Niente, sì. Ah, che intenzioni aveva quel drago? Non lo so, poi mi ha detto di aprire gli occhi. Ah, per fortuna. Era un incubo. Sì. Era un incubo. Va bene, allora volevo farvi ragionare su questo piccolo fatto. Ognuno di voi, chiudendo gli occhi, ha visto un drago rosso, uno verde, uno giallo, uno blu, piccolo, grande, antipatico, simpatico. Che cosa vuol dire? Che quando ascoltiamo, siamo noi che mettiamo in moto la nostra immaginazione. Siamo noi che facciamo il nostro film. Avete capito qual è la differenza importante per l'ascolto? E allora adesso noi con la radio faremo un film a giffoni. Un film radiofonico grazie a voi che ci racconterete la vostra storia. Ma ho bisogno di due grandi aiutanti. Allora, la prima è Lella la pecorella. E allora vi chiederei al mio tre, tutti insieme, bambini grandi e piccoli, di chiamare Lella la pecorella. Al mio tre, Lella la pecorella, arriva su. Arriva su. Uno, due, tre! Che bravi, grazie, tutti insieme, eccola! Un applauso, ciao, per Lella. Ciao a tutti! Ciao! Ciao Lella, come stai? Benissimo, che bello essere qui a Giffoni. Sono emozionatissima, lo sai? Sono contento, sono sì. Contento. Non sono contento anche io. Non è che per caso hai la pelle d'oca? No, io ho la pelle di pecorella. Ah già, sì, è vero. Senti, chiamiamo insieme ai bambini, i genitori, tutti gli adulti che sono qui presenti, Lallo il cavallo? Ci sta! Dai, al mio tre però questa volta, visto che siete stati bravissimi, quando vedrete sulla mia mano il tre, quello lì, tutti direte Lallo il cavallo! Ma attenzione, solo al mio tre, guardate bene. Quindi... scusate, che numero è questo? Carino. Rifacciamo. Attenzione, questa volta sarà vero. Sarà il 3, lo prometto, non ti arrabbiare. Più forte! Molto bene, dov'è Lallo? Ah, ciao Lallo! Ciao a tutti! Come ciao, stai? Se volete fare un applauso a Lallo e Lella lo potete fare. Grazie, allora, molto gentili, grazie. Sei contento di essere a Giffoni? Ma certo che sono contento di essere a Giffoni. No, 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 non Giffoni. Non è Giffoni. 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 Qua c'è la biada buona, eh? Sì, la biada buona, è vero. E l'erbetta fresca? C'è l'erbetta fresca. Sì. Ma lo sai che qui si svolge un festival. Buonasera. Molto importante, si saluta la... Tutto bene lassù? Dove guardi? Ah sì, ciao! Ciao, 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 ci
su. Ciao, è vero. Venga giù, là. Scenda. No, Lallo, fai il bravo, lascia stare. Scenda, che bello qua, venga. Lallo. Lascia stare la signora. La signora sta lassù. Va bene, si vede che sta bene. Ma vede male là, Ma va bene, ma vede dall'alto. È la sua visuale. È come se fosse un falco che dall'alto osserva lo spettacolo. Sono bello dall'alto? Sì. Allora, ti stavo dicendo. Dica. Che a Gifoni si svolge uno straordinario festival. Un festival del cinema per bambini e ragazzi. No. Ebbene sì. Allora, vogliamo fare... una cosa importante, una puntata di Rai Radio Kids dedicata al cinema, alla radio, qui da Gifoni. Ma bello, sì, Nella, è bellissimo. Allora, bisogna scegliere la storia. Sì. Ah, già, giusto. La facciamo scegliere ai bambini? Sì. Mi sembra un'ottima idea. Vado a chiedere, Sì. Voi fate i bravi. Sì. Noi siamo bravissimi. Noi siamo bravi. Mi posso fidare? Certo. Secondo voi mi posso fidare? No. Dite di sì. Anche secondo me. Va bene. Allora, sentiamo dai bambini che storia potremmo inventarci per il nostro cinema alla radio qui a Gifoni. Vediamo un po', che storia vorresti tu? Hai qualche idea? Io diresti una storia piena di sole. Una storia piena di sole? Già mi piace tantissimo. Hai qualche idea? No. Pirati, che ne so, cowboy, indiani, astronauti. Astronauti. Va bene, lei ti lascio pensare, vero? Ok, mi pare di capire che è meglio così. Che idea? Buon appetito. Che storia ti piacerebbe? Con una fatina? Sì. Però non vale che me la suggerisco io, dai. Che punto è? Un braccio? Che cosa? Cioè, allora, l'idea è cercare di avere una storia. Abbiamo letto il clima, bravo, ma tu sei proprio le persone. Le persone. L'aiutante. E poi il paesaggio. Sulla luna. Ma sai che mi piace. Però potremmo mettere anche farla strana, metterci qualcosa di... Una storia degli animali. Di persone ricche. Una storia di persone ricche. Va bene. Anche lui vuole dire qualcosa. Che storia è? Sono molto d'accordo. Mi piace tantissimo. È bellissima. Forse la più bella che io abbia mai sentito. Me la dici? Fantastica. Bravo. C'è qualcun altro che ha qualche suggerimento per qualche storia? Certo, scusami. Io voglio metterci le farfalle. Ma mi sembra giusto. Allora, altri bambini di là, sì. Mi chiama, vediamo. Allora, storia. Di cavallo. Il cavallo come Lallo, fantastico. Io sono d'accordo, L'unicorno. L'unicorno. Wow, che bello. È bello. Ma qualche idea? Nessuna idea. Tu hai qualche idea? Nessun'altra idea. Sentiamo loro che idea hanno. George? La storia di George è perfetta. Di Frozen. Frozen. Però, scusate, a me viene in mente una cosa. Noi siamo tutto sommato non vicinissimi, però abbastanza accanto al mare, giusto? Allora, se io vi chiedessi un personaggio di fiaba del mare, che Nemo, carino Nemo, oppure la Dory. No, io stavo dicendo Ariel, la sirenetta. Bella, sì, bello. Abbiamo un sacco di personaggi. È vero, Armando, tantissimi. Allora, tra poco iniziamo la nostra storia. Sì. Però qui siamo alla radio. Sì. E allora, come è giusto, alla radio ogni tanto c'è un po' di musica. Altro che se c'è la musica. E allora, per esempio, con l'ultimo personaggio, Ariel. Sì. La canzone, insomma, la sirenetta, dai. Beh, un classico. Allora, qual è la canzone che ti viene in mente con la sirenetta? Armando, ma capisco che me lo chiedi. È ovvio, con la sirenetta ci vai, canta lì cappello.
è un classico proprio. Lallo. Lallo. Con la sirenetta c'è una canzone che conoscono tutti i bambini e i genitori. Parla proprio di in fondo al mare. Sì, è un cammello che va in fondo al mare, sì. Bambini e genitori, come si intitola la canzone? Tutti insieme forte! In fondo al mare! In fondo al mare! La vita sotto il mare è meglio di qualsiasi cosa. Potete ballare se volete, tutti insieme! E al niente fu vicino, mi sembra un verde stato. Vorresti andare sulla terra, sai che ti voglio fare. Se vuoi ti guardassi intorno, vedresti che il nostro mare è pieno di vera. Che altro tu vuoi di in fondo al mare, ma guarda qua in fondo al mare, che brave Maria, che brave, credi a me, quelli lassù che sbombano sotto il sole sfavoso, mentre col mondo ce la spaziamo in fondo al mare. Brava bella, brava bella, brava bella, brava. Pensando in un paio di là, invece là sulla terra, il pesce resta assai, rinchiuso in una boccia, che brutto destino avrà, sa l'uomo guerra un po' fame, il pesce ci fa bene, a noi in fondo al mare, in fondo al mare, nessuno ci frigge o ci cucina in fricassea, e non si rischia di affocare, non c'è un amo in fondo al mare. La vita è ricca di bollicine in fondo al mare. In fondo al mare, con questo ritmo la vita è sempre dolce così. Anche la razza ed il salmone sanno suonare con passione. Qui c'è la dritta, ogni concerto è un successo. Va bene, va bene, va bene, va bene. Bravi, fatevi un applauso. Bravi, bravissimi. Molto bene. Allora, ricapitoliamo la nostra storia. Ricapitoliamo. Ricapitoliamo. Vogliamo. Togliamo. Sì. Allora, abbiamo tanto sole. Sì. Degli astronauti. Siamo sulla Luna. Siamo sulla Luna. E ci sono le farfalle. Ah. E poi, vabbè, c'è la sirenetta, fondamentale. E adesso che cos'altro ci vorrebbe per rendere questa storia, questo film, alla radio interessante? Io forse un'idea ce l'avrei. Bella, c'è l'idea. Sentiamo. Secondo me, sai cosa ci vorrebbe? Sì. Un cattivone. No. Un cattivone c'è in ogni storia. Eh sì. È vero. E che cattivo ci va, Armando? Ma facciamocelo suggerire sempre dai bambini. Giusto. Allora, il cattivone. Chi è il cattivone della storia, secondo voi, di questo nostro film alla radio? Chi è il cattivone? Sono... Eccolo! Sì, è lui! Un applauso, perché è lui! Bravo! Poi, quale altro cattivone ci potrebbe essere? Con la barba. Un cattivone con la barba. Se pensi ai film che hai visto, alle storie, quale cattivone in mente? Nessuno. C'è un cattivone che si chiama Nessuno. Deve fare un sacco di paura. Alto, con la barba e si chiama Nessuno. Ma potrebbe essere anche... Passo. Alto con la barba e passa. Non lo so. Non lo sai. Controlla. Allora tu controlla. Un troll. Ho capito, controllo. Controlla. Sì. Magro. Cattivone alto con la barba. Magro che controlla e passa. Una strega. Bella una strega. La strega. Un cappello con la luna e delle farfalle. Un cappello con la luna delle farfalle che è un cattivone. Nessuno l'avrebbe mai sospettato. Eccomi da te. Sì. No, con calma, pensiamoci. Come se ti possa aiutare. Compriamo un avocado. Dai, ci vuoi pensare ancora un pochino? Torno, va bene. Che cattivone ti viene in mente? È lo stesso a cui stavo pensando io. Ma sai lo stesso?
Uguale. Cioè, è lui. Ti è venuto in mente? Con la spada. Oh, ma certo, un cattivone non può non avere la spada. Con delle scarpe da ballo. Con un cattivone con delle scarpe da ballo. Vediamo se è lo stesso mio. Un dinosauro. Ma certo, era lui. Dinosauro. Poi chi altro? Ah, lui, devo andare da lui, scusate, non posso. Come va il tuo cattivone? Vale. Andiamo di qua, dov'è? Ah, sì, George. Com'è il cattivone, George? È George. Il cattivone è George. Ma voi non l'avete già detto? Sì. Ah, ne dite un altro. Va bene, dai. Che balla tip tap. Un cattivone che balla tip tap. Con una bacchetta magica. Che tiene una collana con una gemma che controlla il tempo. Bello! Ma ragazzi, ma Lella, Lallo, c'è. È meraviglioso! Sì, hanno tantissime bellissime idee! Ma hanno una fantasia strepitosa! Sì, veramente! Ma guardate, vi giuro che un cattivone così non l'abbiamo mai trovato! È vero! Veramente, sì! Molto bene! Sono molto contento anche che non ci siano cattivi che fanno troppa paura! No, nessuno ha parlato di fantasmi! Ah, nessuno ha parlato di fantasmi! Infatti. Meno male, perché adesso io non ve lo dovrei dire, ma Lallo ha proprio molta paura dei fantasmi! È vero, Lallo? Ha proprio tanta paura. Oh, sì, è vero. Ma Lallo? Mi sa che si è bloccato, sai, Armando. Si è bloccato Lallo? Sì. Lallo? Vedete che effetto gli fa la paura? Sì. Lallo? Ho sbagliato io a nominarli, Armando, mi sono dimenticata. Lella, dobbiamo stare attenti ogni volta, lo facciamo così. Lo so, è colpa mia. Però c'è un modo. C'è un modo per sconfiggere la paura. Ed è parlarne. È vero, Armando. Per esempio, io avevo paura del buio. Ho iniziato a dire a tutti, ho paura del buio, e tutti quanti mi hanno detto... Poi dopo un po', a forza di parlarne, mi è passato. Perché ognuno di noi ha la sua piccola paura. Lallo ha paura dei fantasmini. Perché chissà, perché non lo so. Tu per esempio di cosa hai paura? Io in realtà ho paura, da piccola avevo davvero io anche paura del buio. Anche tu come me, lo vedi? Lo vedi? Tu hai paura di qualcosa? Da quando eri piccolo, mica ora. Io avevo paura della... se ne andava la luce. Ah, cioè, che è diverso, molto diverso dal buio. Perché è il momento esatto in cui va via la luce. Ma dove andrà la luce? E poi viene il buio. Nell'universo, giusto? Tu di che cosa hai avuto paura quando eri piccolo, per carità? Anch'io del buio. Anche tu del buio. Ho paura dei mostri. Dei mostri. Dei mostri. E tu di cosa hai paura? Del buio. Del buio, un altro buio. Del buio. Buio, va fortissimo il buio. Del buio. Un'altra cosa, in realtà da piccolo avevo paura pure dei sogni brutti. I sogni brutti fanno paura. Sono brutti davvero i sogni io brutti. Io tengo paura perché tipo, io tengo la tenda e certe volte credo che ci sia qualcosa dietro la tenda, quindi mi metto paura. Perché la tenda si muove un pochino e tu? Io delle api. Delle api. Ma sai che è una paura che molti hanno, eh? Io del buio. Del buio. Delle api. Delle api, un'altra ape. Ho paura di prendere zoccolate da mare e buffare. Le zoccolate, manna! Mi devi comprare, mi devi far comprare degli zoccoli di gomma. Io... Serpenti. Sentiamo, anche lui vuol dire che, di che cosa hai paura? Del buio. Del buio. Tu di cosa hai paura? Dei mostri. Oh, si è sentito. Tu di cosa hai paura? Ma pensaci un pochino. Dei mostri. Dei mostri e dei pagliacci, certo. I clown fanno tanta paura. Allora, abbiamo cominciato, sentiamo anche lei. Vieni qui un pochino più vicino, dimmi. Dei mostri. Allora, abbiamo tante. Hai sentito, Lella? Sì, ho sentito. Io invece, per esempio, ho paura dei ragni, lo sai, Armando? Hai paura dei ragni? Sì, mi fanno paura. Ma senti, secondo te, ora che ne abbiamo parlato,
ora che l'abbiamo detto, abbiamo un po' meno paura? Un pochino? Sì, a me basta, però invece dobbiamo fare qualcosa per Lallo, perché sì, è ancora bloccato. Allora io ho un'idea. Voi conoscete il mondo dei pupazzi? Ve lo spiego. I pupazzi, come Lallo e Lella, sono davvero strani. Per esempio, se ascoltano una canzone come Le tagliatelle di nonna Pina, è come se... È come se avessimo fatto una scorpacciata di tagliatelle. Capite? Cioè, le canzoni hanno un effetto reale su di loro. Se per esempio ascoltano Il caffè della Peppina, diventiamo nervosissimi come se avessimo bevuto tanto tanto caffè. Allora io a questo punto ho bisogno, siccome qui siete tutti dei grandi esperti di cinema, di qualche cosa, una canzone che ricordi qualcuno che acchiappa i fantasmi, che li fa sparire. E come? I Ghostbusters. Ma bravi. Allora al mio tre, tutti insieme proviamo a chiamare i Ghostbusters, va bene? 1, 2, 3. Ghostbusters! Ghostbusters, ci siete? Vediamo se arrivano. Eccoli. Chissà se porteranno via i fantasmi e l'anno ricomincerà a muoversi. Vediamo. Ehi, piano piano si muove. Sì, battete tutti le mani, giusto? E poi di qua, via insieme! Bravi, ballate! Scatenatevi! Lallo è tornato a muoversi! Bravo Lallo! Ti animati con spalla! Casino! Oh, Lallo, balla! Meno male! Meno male, che dice che cosa passa? Oh. Abbiamo trovato la canzone giusta! Veramente, mi ero spaventato, Che bello! Adesso sei tranquillo, Oh, è andata bene, hai visto? Bastava parlare delle paure! Veramente! Bisogna parlare, dille quello che passa per la testa! Hai ragione, Armando! E vai, Lallo! Sono contento! Ah. Guarda come ballano le bambine, Lallo, sono scatenatissime! Brave! Bravissime! Anche la mamma che mangia le patatine è contenta! Brava mamma che mangia le patatine! Bene! Oh, molto bene! La nostra storia sta diventando sempre più bella e più interessante. Abbiamo aggiunto un cattivo! È un cattivo molto particolare. Mai. Ha la barba, è alto, ha i tacchi a spillo, ha una spada, però ha un cappello con le farfalle. Balla tip-tap. È un cattivo eccezionale, ma a questo punto abbiamo bisogno di qualcos'altro nella nostra storia. Qualcosa di speciale, Armando. Qualcosa di speciale. Specialissimo. Secondo me, sai di cosa avremo bisogno? Di cosa? Di cosa, Lella? Di un animale speciale. Bello! Un animale speciale. Sì. Mi piace, sì. Ok, un animale speciale. Specialissimo. Sì, si sono scatenati. Aspetta, vado a sentire. Sì, sentiamo cosa dicono. Vado a sentire quale animale speciale. Speciale, Armando. Speciale. Specialissimo. Allora, un animale speciale, quale? L'unicorno. Unicorno. Bella. Unicorno. Due unicorni. Una fenice. Una fenice. Un unicorno. Hai già detto. Dai, veloce. Una zebra con le strisce viola. Una zebra con le strisce viola. Che bello, mi piace. Un drago marrone. Un drago marrone. Aspetta il microfono. Vai. Allora, una farfalla con le ali di cristallo. Bellissima. Unicorno. Un altro unicorno. Pappagallo. Un pappagallo, bello, che ripete sempre. Bello il pappagallo. Ciao, ciao. Un cane. Un cane, bello, molto speciale. Un unicorno. Un altro unicorno. Passo. Abbiamo detto tanti animali. Eh? Abbiamo già detto troppo. Ma animali. Non ti vuoi sprecare. Un elefante. Basta. Un elefante, vai. Un pinguino. Un gatto parlante. Tu poi avevi il troll, credevo che volessi controllare. Un pinguino. Un altro pinguino. Ah, pinguino, bello. Pinguino. Unicorno. Cane. Gatto
volante. Gatto volante. Animale? No, nessun animale. La mamma, cambiamo un po'. Che animale? Un cane. Un cane, il papà. Maialino. Un maialino, carino. Bello. Panda corto. Un panda corno. Un panda corto. Panda corto, ah, un panda corno. E un panda corno. Ok, tu? Un maiale che tiene i gatti sul sedere. Un maiale che? Tiene i gatti sul sedere. Ah sì, certo. Amare. Amare? È un bellissimo verbo. Amare. Sì, siamo d'accordo. Siamo d'accordo. Va bene, allora. Abbiamo animali specialissimi. C'è. Sì. Bene. Allora, Lallo Lella, volete dire anche voi il vostro animale? Aspetta, c'è un altro animale qui. Aspetta. C'è. Vai. Unicorno. Unicorno. Topolino. Topolino. Topolino bello. Tronno. Il tronno. Il troll. Ma guarda che io un pubblico così fantasioso non l'ho mai trovato. Ma ora sono bravissimi. Complimenti, eh. Bene. Però posso scegliere io l'animale protagonista del nostro film? Posso? Che dite? Lo facciamo scegliere a Lella? Per favore! Va bene, dai. Allora, io vorrei un gatto parlante, volante, ma nero. Lella vuole un gatto nero. Gatto nero, sì. Ho capito, ma allora scusami. Mi piaceva tanto, volevo un gatto nero, mi piace. Voleva un gatto nero. Voleva il gatto nero. E allora, visto che siamo alla radio, visto che ascoltiamo le canzoni, Lallo, è il tuo momento. Ma certo. Adesso è il momento. Puoi annunciare la canzone, praticamente il titolo l'ha già detto Lella, senza sbagliare. Qual è la canzone? Il valzer del Moscerino. Ma come il valzer del Moscerino? No, qual è la canzone? Volevo un gatto nero! Sì. Hai sbagliato di nuovo! Questa sbagliato. Volta per tutti, eh! Mi raccomando, attenzione! Io rimango così, passibile! La. Un coccodrillo vero, un vero alligatore, ti ho detto che l'avevo e l'avrei dato a te. Ma i fatti erano chiari, un coccodrillo a te. E tu come mi dare un gatto nero? Non è una giraffa, plastico di stoffa, ma un'incane rossa, e l'avrei data a te, ma i batti erano chiari, una giraffa a te, e tu dovevi dare un gatto nero a me, volevo un gatto nero, 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 insieme. Ok, allora applauso, va bene, ci sta, giusto? Bravissimi, grazie. Allora, a questo punto abbiamo una storia veramente bella. Sì. Perché è apparso anche un gatto nero tra il cattivone, la sirenetta. Ma questo gatto nero probabilmente ha un potere speciale. Secondo me. Cosa fa? Secondo me. Cosa fa? Questo gatto nero. Sì. Fa qualcosa incredibile. No. Fa morir dal ridere. Ma davvero? Sì. E come fa, Armando? Racconta delle barzellette. No. Sì. Voi le sapete le barzellette? Sapete qualche cosa? Chi ha detto sì? Chi ha detto? Oh. Sentiamo subito che barzelletta sai. Attenta perché ti scontri contro il gatto nero. Vai, raccontala, ormai è andata. Dai. Non se la ricorda più? Non se la ricordo. E allora dilla, dai. La deve dire sì o no? Sì. Vuole inventarla. La vuole inventare, ancora più bella. Vai. Vai. Attenzione. Allora, una volta. Sì.
già fa ridere un sacco, perché già una volta, poi? Una volta una persona, una nonna, è andata al supermercato. Sì? Mamma, me la sono già... Allora... E? Ha comprato un frigorifero. Poi è tornata al supermercato il giorno dopo. Ed era arrivata un'altra persona. Però la nonna quella aveva toccato un frigorifero molto ghiacciato. E si era ghiacciata lei. No! E poi... E poi allora una persona l'ha comprata e se l'è portata a casa e dice: perché questo frigorifero parla? Ma è meravigliosa! E brava, brava! Bravissima! Anche non inventate, anche una Pierino, insomma qualunque. Car in inglese vuol dire macchina e man vuol dire uomo. Allora mia nonna è un Transformers, si chiama Carmen. Oh, carinissima, bravo! Qualcun altro barzelletta, qualcuno la sa? Sentiamo. Lei, certo. Quella che viene, siamo qui. Una volta mia mamma è andata al giardino, un cane l'ha mosso la dita. Oh, è divertentissimo! Soprattutto la mamma, chissà quante risate! Ma e qualche altra barzelletta carina, chi alza la mano per la barzelletta? Qualche barzelletta. Allora, c'è! Eccomi! Mia madre una volta è andata al mercato e si è comprato un frigorifero tutto parlante. Come quello dell'altra bambina, ma proprio una cosa straordinaria. Qualche barzelletta la sapete? No? Nessun altro? Sì, dimmi. Una volta una persona si è comprata un frigorifero che scotta. Oh, ma è molto carina. Un applauso! Il frigorifero a cifoni va fortissimo. E poi qualche altra barzelletta? Vediamo. Ah, certo. Ciao. Sì, arrivo. La bambina con la... Prendi giù, di tu. Un'equazione. Una battuta sola. Vai, più vicino di qua. Un contadino deve trasportare tre... Non ti preoccupare. Tre mucche, due capre e sette... Tre mucche, due capre e sette... Galline. Le galline pesano 1 chilo l'una. Le mucche 20 kg l'una e le capre 7 kg l'una. Come fa il contadino a spostarli tutti con una zattera da 20 kg? Compra una seconda barca. Ah! Carino, un applauso per favore! Aspettate, bella, che ho una richiesta. Barzelletta della bambina. No, allora mettetevi d'accordo però, i due bambini piccoli, dai. Vabbè. Coraggio, che devo fare io? Mica posso. Qual è la macchina più utilizzata dai cinesi? Qual è? O per andare a casa o per andare a lavoro. Un applauso! Carina! Ma che meraviglia questa nostra trasmissione da Giffoni! Sì, bellissima! Che bello! Va bene, dai! Allora, abbiamo tutto! Una storia veramente bellissima, sì, che tutti quanti potrete ascoltare su Rai Radio Kids. Non ve lo dimenticate, Radio Kids la potete ascoltare al computer e nella televisione, nei canali digitali. Sì. Oppure se avete il DAB, nella macchina, insomma, la radio digitale. Ma potete anche, oltre ad ascoltare voi nella trasmissione che manderemo in onda con le vostre voci, dovete solo aver pazienza, prima o poi arriverà, dovete anche, se volete, mandarci dei messaggi, scriverci al nostro numero WhatsApp, che è 347-411-2726. Aspettiamo i vostri messaggi. Sì, grazie. Ciao. E vi salutiamo con una festa. Potete ballare, scatenare. Questa volta sono sicuro che Lallo il titolo non lo sbaglia, perché io Lallo adesso voglio regalare una musica che è veramente ta-ta-ta-ta-ta-ta, capito? No! Sì! Ma sei bravissimo, Armando! E qual è il titolo?
Mi piace veramente come muovi, eh? No, ti ringrazio, però vorrei che tu adesso lanciassi la canzone per far ballare tutti insieme. Mi piace come muovi, eh? Mi fa piacere, ti ringrazio, ma io vorrei che tu adesso lanciassi il titolo della canzone. E l'ho detto, mi piace come muovi. Oh, mi piace come muovi. Mi piace quel che muovi. Ciao a tutti. Ciao, ballate. Bella. Ciao. Lollo. Alla fine della canzone però ci sarà una sorpresa per quelli che rimarranno. Ragazzi di tutto il mondo, è il mitico Re Julian che vi parla. Dobbiamo ballare così quanti che sappia muovere il corpo. Ballate, siete sempre in tutti. Ballate, ti piaci tu? Non c'è nessuno così. Io muoio per te, ti sto di sì. Non ok? Non c'è nessuno così. Io muoio per te, ti sto di sì. Donna, guarda come sei. L'intenzione unica di tutti sono i miei. Come ti vorrei, come ti vorrei. Neanche tu immagini che bambola che sei. Sei bella, come fai? Curva tutte donne come quelle che hai. Sei bella, e tu lo sei. Curva tanto donne che non stanca. Sei bella, come fai? Curva tutte donne come quelle che hai. Sei bella, e tu lo sei. Curva. Allora, vuoi abbassare la musica? Volevo ringraziare come Davide Loreti, diretta a Facebook e insieme a Silvia Leonardi e poi la nostra regista Annalina Ferrante. Brava Annalina. Brava Annalina. E poi vorrei presentare ai bambini e ai loro genitori le persone che si occupano dei pupazzi. Sono le persone che gli danno da mangiare, che li mettono a dormire, insomma in una parola che gli danno la vita. E sono in ordine rigorosamente alfabetico due straordinari attori. Lella la pecorella è accudita da Barbara Cinquatti! Lallo il cavallo è amorevolmente curato da Piero Marcelli! Ciao! Io sono Armando Traverso! Vi ringrazio, siete stati davvero fantastici! Un pubblico eccezionale! Ciao, grazie! Ciao! Grazie davvero! Mi piace quel che muovi! E allora? Muovi! Mi piace se ti muovi!